Intanto abbiamo vinto con merito, chiaro che potevamo fare, essere più continui, però a volte incappiamo in qualche errore di troppo, qualche errore gratuito che un po' ci frena. La vittoria è strameritata, avremmo potuto anche fare qualche altro gol, e poi comunque abbiamo incontrato una squadra che, rispetto ad altre partite che ha giocato, soprattutto quelle in casa, ha dimostrato di avere una forza esterna. Infatti la Caracas è una squadra che non prende tanti gol fuori casa, una squadra che fraseggia bene, ha un buon contenuto tecnico, hanno giocato un 5-3-2, si difendevano compatti e poi si alzavano tenendo un centrocampista basso. Abbiamo fatto un po' fatica a essere corali nell'aggressione, ecco perché il motivo poi del cambio di Cruciani. Ci doveva dare proprio come posizione in mezzo al campo una mano in più e poi comunque contribuire ad alimentare gli inserimenti e le azioni d'attacco. Ma si gioca con delle forme collaborative. A volte abbiamo sbagliato, come dice lei, alcune situazioni, alcuni controlli, alcune soluzioni di gioco che abbiamo visto un po' in ritardo perché ci siamo un po' intestarditi a tenere la palla. Sì, il calcio è semplice, ma ci sta anche questo, altre volte non l'abbiamo fatto, l'abbiamo fatto molto meno. Ma noi non vogliamo dare via i giocatori che sono importanti, poi per non darli via serve che qualcuno li trattenga. Io li voglio tenere, quindi vedremo. Sicuramente ha fatto una buona partita Andrea e Lorenzo, oggi poi è entrato anche Cruciani, sanno che si devono anche alzare e andare anche alla conclusione proprio prima della partita. Ho raccomandato spesso di cercare inserimenti e di posizionarsi un po' più spesso, ogni volta che attaccavamo sul limite senza giocare troppo dietro con i difensori centrali, anche se oggi c'era la posizione di Leonetti che andava molto dietro, che ci ha creato qualche piccolo problema nella gestione delle transizioni, perché se ne veniva molto dietro a volte bastava una respinta per non essere compatti nell'aggressione, rimaneva solo Di Piazza, quindi a turno fra Pezzi e Mattara avrebbero dovuto andare a prendere quella transizione, a volte lo poteva fare Lucioni, però questa posizione molto ma molto bassa, sono stati un po' timorosi. Questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, ad esempio come atteggiamento, perché quando attacchiamo è inutile che teniamo tre giocatori su uno, è importante la gestione delle transizioni. Oggi era anomala perché questo girava molto dietro e quindi ci costringeva a uscire fuori, lo dovevamo andare a prendere. Nel secondo tempo l'abbiamo fatto molto ma molto meglio. Nel nostro contesto c'è gente a posto, poi è normale che qualcuno possa avere aspettative di giocare di più, ma una squadra come Benevento non può avere soltanto 11 giocatori, questo va capito.